Questa è una chiesa completamente abbandonata. Mentre spendono milioni di euro per fare una strada che non serve la sega. No, dietro poi vi faccio vedere che c'è un sacco di tombe anche. Sono pazzi, voi. Sì, totale abbandono. Sono completamente, sì, sono completamente fuori. Ben venga questo discorso della 275, a me non le scoprono. Ma il problema è che le scoprono e ancora peggio le copriranno subito per evitare che intervenga la sovrintendenza sempre se Forse intervenisse. non lo sai, ma hanno fatto la valutazione di impatto ambientale, ma non quella archeologica, e hanno Ecco. rimandato quella di la valutazione archeologica a quando i lavori cominciavano. Ah, ecco. Perché poi significa varianti quello, capito? Le varianti. Quindi soldi, progetti, soldi. Quindi la valutazione dell'archeologica non l'hanno proprio fatta. Infatti per loro dicevo, la Madonna delle Race, che cos'è? Che cos'è? Ma curano, ma curano, c'è un po' Ma di curano. Ah, ma curano lì vicino. Cioè, quella casa praticamente verrà praticamente sfiorata. No, perché la so. Micro. Ah, vabbè, dico per 100 No, metri. bello, quello è comodo, perché poi arrivo vicino anche all'autostrada. Abiti, guarda sulla notte. nostra. Infatti sì. Infatti vogliamo la Faranno le gare clandestine di notte. Sicuramente grandi gare clandestine di notte. Ma qui tutto per dire. Ma come ci facciamo le persone? La lunghezza erano piccoli piccoli. No, non erano molto, aspetta. Un metro e sessanta di qua ci stavano bene. Incredibile. E qui tutto. Qua c'è un Patù, altro. Per esempio, vicino, non so se conoscete, qua c'è uno. Alle 100 pietre di Patù. Questo era altro, ad esempio. Questo si era fatto, questo giocava per le 100 pietre di Patù, accanto c'era tutta un'area con cimitero, diciamo, con tutte queste tombe qui, ed è stato, dovevano costruire la dovevano costruire la zona 167, hanno coperto totalmente col cemento tutte le tombe, è arrivata la sovrintendenza. Quindi ormai la lasciate così. C'è bla bla bla, ma poi dopo la casa hanno fatto questo. Qui c'è un'altra, forse era di un bambino adesso. Comunque dico il film, ma questi terrazzamenti non danno fastidio, non sono nulla, diciamo, non è che c'è un'altra comunque, anche se è tutta coperta. Intorno alla chiesa, non qua. Ah, questo è Castrignano. Ah, una domanda, quanto saranno gli esseri espropriati? Un migliaio qui, 20 metri, 100 metri, che non mettono. C'è un mio amico di quest'anno che deve mettere al mezzo, per esempio. Poi mi portiamo, ti danno 800 euro. 800 euro? Vanno dagli 800 euro fino a 1.400, secondo se ci sono alberi di olivo. Ci pagano più gli alberi d'olivo che la terra, perché per ogni albero d'olivo danno, mi sembra, 80-100 euro. Se sono secolari, 150, capito? Che poi se li porteranno a che parte, no? Varranno migliaia di euro. Se qua si vede poi sul punto del rondò, com'è, adesso lo vediamo. Quello che noi vediamo adesso, ci sarà una. Ecco, le vedete le macchine? Già esiste l'anello, che è quasi a raso ovviamente, vedete? Quello si era sollevato di almeno 4-5 metri, lo vedremo qui intorno, questo anello che arriverà fin qua. Qui perché tocca questa cosa? Perché la strada arriva da questa parte e qui ci sarà lo svincolo che andrà a Gardipoli. Qui.
questo punto qua. Anche quando magari ci vediamo con il progetto davanti vi faccio vedere, e si vede proprio la chiesa. Cioè la chiesa non è indicata con la croce, un rudere, ho messo un rudere lì, se cazzo dimentichi la chiesa veramente. Questo è un posto stupendo. Ma qui infatti... Anziché costruirci qualcosa, anche volendo fare soldi, dicono, cioè come per il pellegrinaggio, un po' come il santuario di là, anzi collegare, fare, non devi far nulla, devi ricostruire il percorso, ricostruire il percorso dei pellegrini. E promuoverlo, cioè nel senso che non è male che non lo sono messo, tra virgolette. Promuoverlo. Ma significa che tu puoi fare tranquillamente questa cosa qua, che ti dà un turismo da marzo fino a ottobre, novembre, che lo fai. L'estate fai venire i cretini al mare e di un mesi... estivi e autunnali per venire la gente che fa un percorso spirituale eccetera eccetera, riempi queste strade qui di bed and breakfast, perché ce ne sono tantissimi, ci sono un po' ruderi, un po' forse masserie, ce ne stanno, sì, posti da ricodificare, ma potrebbero essere ristrutturate, le valorizzi, questo significa dare lavoro, capito? Per il resto questo vuol dire anche costruire infrastrutture che servono all'economia del territorio, in questo momento è il turismo e l'agricoltura, poi infatti quello diciamo, l'agricoltura è un'altra cosa che in realtà è in aumento. Il controllo delle aziende dal 2000 al 2010 in questa zona, no? Tagliamo, vabbè, ovviamente il marito fatturiero è crollato il 70%. Lo vedi il radar lì, quello piccolino? Quello è il radar della Marina Militare che controlla un po' tutta la zona fino alla Libia, arriva quello lì. Lì accanto, dove c'è quell'antenna sulla sinistra, dovrebbe essere collocato quell'altro di 30 metri, che non faranno, però lo faranno, molto probabilmente lo metteranno dove c'è il radar, quel piccolino lì. Una accanto all'altro, zona militare, nessuno può fare nulla.